Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui di nuovo con Retta, che si deve redimere. Nell'ultima decklist ha detto che Rescue Ace sarebbe stato un mazzo di merda anche post supporti. Quanto mi sbaglio. È diventato T1 in Giappone e ora siamo qui per la decklist aggiornata anche con i nuovi supporti, o sì, no? Ci sono un paio di proxy, ci mancano, ancora non sono usciti. Però effettivamente è la versione di Rescue Ace post Dune. Ovviamente però prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jumpstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio fra il link e il codice sconto qua sotto in descrizione se volete comprare ovviamente roba coreana. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon e One Piece, il resto, ragazzi, sono giochi fallimentari. Perché One Piece no? One Piece è un bel gioco. Per quanto? Trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, vi lascio a Luca che farà le robe sue e dirà che il mazzo è bello forte. No, Mono Idrante cosa? Ma sei matto? Allora, abbiamo Mono Idrante Collector. Esatto. Perché dovevamo flexare un attimo. E poi altri due super, c'è anche l'altro mio, questo non è mio, ma facciamo finta di sì. Allora, tre idranti, di cui uno collector che non è mio, perché è la carta base del mazzo, la carta che dà effetti bonus a quasi tutte le magie trappole. Volete averlo in campo più tempo possibile. Questa cosa, se hai controllato un altro Rescue Ace, non può essere targettato per attacchi o da effetti delle carte. Una volta per turno, non summon, fregatura grossa, tra parentesi, adda mostro Rescue Ace e sempre una volta per turno potete attivare l'effetto di una magia rapida o di una trappola il turno in cui l'avete settata. Questo riprendetevelo perché non voglio avere responsabilità genitoriali. Un altro starter estremamente forte è Airlifter, il principale, adesso lo vendo tipo media shopping. Airlifter, lo starter principale del mazzo. Questa cosa su summon adda magia. La magia nuova è forte, addate quella quasi sempre, se non ce l'avete già in mano. Ma anche se ce l'avete già in mano la prendete lo stesso forse. Adda magia, quando l'avversario attiva effetto di mostro in campo, si può tributare per specialare mostro di da mano. Ogni tanto succede, non molto spesso. È utile. Tre perderà Entrap in archetipo, perché Avnis ci faceva schifo e quindi ne facciamo un'altra. Impulso per gli amici. Questo coso ha un effetto primario che non serve a niente, o meglio, in OCG counterava schifo più, lì fa schifo. Praticamente il mostro con effetto, con l'attacco più alto sul terreno, non può attivare il suo effetto, però è un effetto che targeta i giocatori, quindi ignora l'essere unaffected. Molto di nicchia, ma tanto è l'altro effetto, quello forte. Lui fa come Airlifter, però al posto di specialare mostro la mano, lo speciala la deck. Di conseguenza è una entrap a tutti gli effetti, che porta dentro bersagli che adesso andiamo a vedere. Le due mono sono Fire Attacker e Fire Engine. Fire Attacker, questo coso qui, quando evocate un mostro Rescue Ace, si può speciare dalla mano, uguale a lui. Le evocazioni di mostro Rescue Ace, questi si possono evocare specialmente dalla mano. Lui, quando vede che l'avversario aggiunge carta alla mano, che sia dal deck o dal cimitero o da quel cazzo che vi pare, pescate due e scartate uno. Utile per pescare HT, capita molto spesso. Engine invece, quando vede un mostro evocato specialmente sul terreno dell'avversario, speciala Rescue Ace livello 4 inferiore da mano, deck o cimitero. Questi sono i due bersagli che portate di impulse nel 90% dei casi, perché vi fanno vantaggi a caso. Il tizio nuovo, Preventer, a quanto pare il nome l'hanno tradotto bene, si chiama Preventer in Giappone, si chiama qui, ne abbiamo uno solo, RIP. Questo coso si evoca bandendo una carta di Rescue Ace dal cimitero, una volta per turno, tutti gli effetti sono una volta per turno, e in campo fa book a effetto rapido, ovvero copre mostro dell'avversario a effetto rapido, e quando va al cimitero per qualsiasi motivo speciala un Rescue Ace bandito. Avanti con la carta simbolo del mazzo, anche se poi è quella che crea più problemi perché va protetta col sangue sta cosa, che tanto non risolve. Turbulenza, il più 4. L'avevo già detto anche l'altra volta. Il più 4. Questo coso entra bandendo due carte Rescue Ace al cimitero. E una volta per turno puoi settare 4 magie o trappole Rescue Ace al deck. Ha anche un altro effetto di nicchia che però capita spesso di usare. Quando il vostro avversario vi tira via una carta dal terreno, in qualsiasi modo, paccate uno targettando. Purtroppo targetta. Triste, ma vero. Giochiamo 3 della magia nuova. Emergency. Questa in giapponese è anche carino. Ce ne manca una, uguale. La carta è nonsense. Completamente nonsense, non ha veramente senso di esistere. Speciala mostro di Rescue Ace dal mazzo e poi tributa un mostro di Rescue Ace da terreno umano. Che significa? Significa che vi fa doggiare i negate che targetano. Significa che vi porta turbolenza da mazzo direttamente, se serve. Ha 200 utilità diverse, sta cosa è fortissima, fortissima. L'avevo svalutata tantissimo quando l'ho letto per la prima volta. Ha anche un secondo effetto che è altrettanto forte, ovvero si rimuove dal cimitero per risettare trappola dal cimitero. E le trappole non sono once, quindi sì, siamo capiti. Gioco un alert, una rescue e un HQ. Alert adda mostro rescue da cimitero a mano, se controllate idrante lo adda dal deck alla mano. Mono perché questa vi fa recupero risorse, vi può fare da dino, è utile ma non ne giocherei più di una perché tanto si riciclano. Raffica, rescue, speciale adda tuo cimitero
e dal cimitero dell'avversario se controlli idrante. La cosa più stupida che puoi fare con questo coso qui è, dopo che ti asciano, gli speciali la loro ash e ci sincri. Io in questa lista non gioco i sincro perché è una cosa di nicchia, però per quanto possa sembrare stupido, una volta mentre stavo ho messo il Fire Engine che è a livello 7, mi hanno fatto ash, ok, rescue, prendo ash e faccio barone. Non succede, ma succede, fa ridere. HQ, questo è il principale riciclo risorse del mazzo. Da i vostri boschi rescue spendono 500 attacco se l'avversario controlla dei mostri. Potete fare due normal ogni turno e una volta per turno potete rimischiare 4 carte Rescue Ace, Bandite o al cimitero nel mazzo per poi pescare uno. Nella lista precedente ne giocavo 3 perché effettivamente il mazzo faceva una fatica a partire mostruosa. Con Rescue e Preventer questa va cattata 1, anche se si potrebbe pensare di giocare a 2, non è assurda come cosa. Le trappole, le uniche vere interruzioni del mazzo a parte Preventer, ma ce le facciamo bastare. Extinguish, se controllate idrante l'avversario non può attivare gli effetti di quel mostro o dei mostri col suo stesso nome per il resto del turno. Contain, questo è l'impermanente archetipo. Se controllate un mostro rescue ace, targettate mostro con effetto sul terreno dell'avversario, lo negate, e se controllate idrante lo negate, non può attaccare, e se controllate idrante per il resto del turno quel mostro non può essere usato per fare synchro, xyz, link e fusioni. L'archetipo è finito, passiamo a tutto il resto. Gioco parecchie entrap barra carte da win second perché il mazzo fa un po' di fatica a pushare al nono secondo, quindi ho bisogno di rallentare o fermare le giocate dell'avversario. 3 ash perché entrap base è forte, sempre comunque. 3 droll perché per qualche motivo mi sono trovato a giocare droll. Lasciate la droll a Nibiru. Mi sono trovato a giocare droll perché secondo me itta più mazzi e in genere più forte. Ovviamente dipende dalle situazioni, non è detto. Per esempio al local di noi Ancona questo è mandato a caso. Abbiamo giocatori di Darkward ovunque per qualche motivo. Ne volevo giocare 3, ne ho cattata una per una carta che adesso andiamo a vedere. Questo era il motivo principale per cui volevo giocare Nibiru. Per quanto mi riguarda, Nibiru insieme a un negate che targetta, ovvero Mourner, Veiler, Imperma e compagnia, è forte. Alla fine ho giocato Droll, quindi ho cattato Mourner a 2. Book. Ebook perché volete far risolvere gli effetti. Cioè 10 volte su 10 vi arriva un Imperma o un Veiler su Turbolenza. Con questo risolve lo stesso. Con questo non ve ne sbattete al cazzo di negate su Turbolenza. Semplicemente. 3 Prosperity perché il mazzo bricca. Tanto ormai si gioca in ogni mazzo, quindi giochiamo anche noi. Rota, Airlifter e Impulso sono livello 3 e livello 4, sono guerrieri. Se non hai Airlifter lo addi e ti fa, è lo starter. Se hai Airlifter addi Impulso è un HT in più. DT e Colled, 1 e 1, perché il mazzo soffre l'HT tanto. Ash fa veramente male. Ash su Emergency spesso e volentieri fa molto male al mazzo. Ne vorrei giocare di più, ma dovrei cattare HT, è da valutare. L'extra è estremamente generico, per il semplice fatto che il mazzo non ha effettivamente mostri da extra ed archetipo. Però non per questo non è utile. Ma la Mirage, perché fa le combo con idrante. Questo coso idrante più Airlifter, idrante più Turbolenza, fanno una combo che praticamente mette dentro Madragon. Adesso vi faccio vedere tutto. Fanno una combo che mette dentro Madragon e vi permette di risolvere Turbolenza sotto Madragon, quindi non può essere targettato da Imperma, Veiler e Mourner. Questo serve a quello, sostanzialmente. Anima, perché la gente si dimentica, io in primis, e a volte vince le partite a caso. Mascherina, link più generico, spesso e volentieri capita di linkare la gente al cimitero per rimuovere due mettere Turbolenza, questo è uno dei target possibili. Altri due target possibili sono lui, continuiamo a stimolare sono fuoco, ci ricicliamo carte senza motivo, soprattutto in matchup contro questo coso che è devastante, continua a riaddarti che sia sì ok Ash come faceva Salamangreat, ma anche qualsiasi mostro archetipo una volta per turno. Ida, questa è più per l'inclimbing che altro, ma tanto quando vi tirano un Ash contro questa è sempre viva. E Ash adesso gira parecchio, quindi non è un problema. Cerbero e Fenice perché link generici. Avanti con i link generici. Dagger, Donner, questo difficilmente lo fai, però allora gli slot sono abbastanza limitati nell'extra. Il problema è che molte delle cose che vorrei mettere richiedono almeno 2-3 slot. Vedi sincro se capita di rubare qualcosa dal cimitero dell'avversario, vedi che ne so, per giocare Spoli almeno altre 2 carte ce le vorrei mettere oltre a Madragon, oppure che ne so, Bagusca, un altro XC4 e Zeus. Comunque sono tanti slot. Donner era lo slot in più che avevo, l'ho messo dentro perché tanto giocate tipi diversi lo potete mettere, succede. Farsi Magician, questo coso serve a fare Madragon. Come dicevo prima, idrante più Preventer o idrante più Turbolenza fanno questo coso che fa questo coso qua. Dopo risolvere Turbolenza protetti la negazione che targetano. L'unica cosa è che andate sotto Nibiru. Purtroppo di base il mazzo non va sotto Nibiru. Se overestendete ve lo prendete in faccia e piangete. Unicorno, l'inclimb su access code standard, viva rimozione gratuita. The Roboros, per lo stesso motivo dell'altra volta, è francese, non lo so ancora leggere. Evocate mostri a cazzo di cani, capita questo coso qui, soprattutto contro i matchup che 7-5 passo, questo coso smonta i board. Apollosa, target di mascherina insieme a unicorno e, come vedremo, a Goddess. La metto poco, la metto veramente poco, ma ci sono dei matchup particolari in cui vanno. Per esempio,
ci sono alcuni mazzi che se ne sbattono degli effetti che targettano, e in teoria questa va messa contro quelli lì, però sono pochi, quindi si potrebbe cattare, no, probabilmente no. Access Code, mazzo da solo pusha poco, lui pusha tanto, perché sì, Access Code Goddess, perché sì, i grossoni sono un problema, li tiriamo giù con Access Code o con lei, ma... lei è più ignorante perché è un target di mascherina. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se volete che Luca torni. Ovviamente tornerà per tutto il mese probabilmente. Tutte le settimane. Torna tutte le settimane. Sempre con questa maglietta tra l'altro. Sì, e io con questa, con tipo tre dita di sudore qua sopra. Giuro che mi sono fatto la doccia prima di uscire. Ma non è che serve a niente. Io sto sudando. No, io dici? Vuoi cazzo le ascelle? Non è molto No, io sento puzza di merda. Sempre ci sono delle ascelle. Non credo. Vabbè, ragazzi, lasciamo stare. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!